Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi parliamo di un altro mito da sfatare, ovvero che l'alluminio fa condensa. Beh, prima di tutto, se hai guardato già il mio video su muffa, umidità e condensa, sai già che la condensa non può essere creata dal materiale come l'alluminio, come il legno e come il vetro. Ma la condensa si può manifestare su un materiale piuttosto che su un altro. Quindi, un serramento in alluminio come questo qua, con un taglio termico veramente importante, in questo caso abbiamo anche un vetro a tripla lastra, quindi avremo una temperatura interna, una temperatura superficiale molto molto elevata, potremmo essere tra i 16 e i 17 gradi, sia in questa parte qua, che è una delle più deboli, sia su questa, stiamo parlando di teta 1 e teta 2 per i tecnici. Un infisso posato bene, col suo controtelaio termico e con una poggia di eseguita regola d'arte, in situazioni di umidità relativa dentro la casa che permettono una vita fatta come si deve, quindi diciamo fino a un massimo del 65% di umidità, 60% sarebbe meglio, non può fare condensa e soprattutto non può crearla. Se dovesse manifestarsi condensa, non è altro che tutta l'umidità che è presente nell'aria che va a manifestarsi sul manufatto. Questo che cosa succede? Se fosse un serramento in legno, ad esempio, non lo vedrei perché il serramento in legno tende ad assorbirla, però avrei dei gravi problemi di durata del tempo e anche un serramento in legno lamellare tenderebbe prima o poi ad imbarcarsi, marcirebbe tutta una serie di conseguenze. Ma ancora prima di questo, gli abitanti di quell'abitazione starebbero veramente male perché percentuali di umidità relativa troppo alte non vanno d'accordo con la salute, soprattutto nelle vie respiratorie. Quindi il mito dell'alluminio fa condensa è una fesseria, cioè nemmeno l'alluminio freddo fa condensa, cioè l'alluminio freddo ha un livello di tollerabilità della condensa bassissimo, basta avere un'umidità relativa in casa ridicola che lei sfoga già qua perché è talmente freddo che la fai vedere subito, ma non è lui che crea l'umidità, non è altro che l'umidità della stanza che si manifesta qua. In certe situazioni faceva anche bene perché lo usava un po' come radiatore dell'umidità e lo sfogava in altre parti, ma questo è un altro discorso più complesso da capire. Anche questo mito è stato sfatato, puoi tranquillamente acquistare serramenti in alluminio a patto che siano costruiti come si deve, progettati come si deve e posati come si deve. Per questa cosa ti suggerisco il sistema Bisacchi, che è l'unico sistema testato e garantito che ti permette di avere infissi in alluminio durevoli nel tempo e senza nessun problema di umidità e condensa. Ciao e al prossimo video!